A Roma potrete arrivare con non più di 6 ore di cammino. Forse potrete entrare dalla porta prima del tramonto. L'imperatore Nerone domani darà un grande spettacolo al Circo Massimo. Se volete dissetarvi. Grazie. Il Signore e Dio ti ricompensi. Lui è il mio maestro. Si chiama Paolo, è di Tarso, nella lontana Cilicia. Io ne ho tanti di dei e nessuno mi aiuta. Sono e sarò sempre un povero pastore. Anche tu conoscerai il vero Signore il Dio. La sua grazia scenderà subito dal cielo e sarai consolato. Vedi, lui è vecchio, ma è tanto saggio. Io mi chiamo Luca e da lui ho avuto l'ordine di scrivere la storia di Dio Salvatore, che venne nel mondo e abitò tra noi. Luca è un nome antico e molto diffuso, Lucas in greco. Luca in latino significa nato alle prime luci del mattino. Forse era nato ad Antiochia, in Siria, e non era di religione ebraica. Diventò medico e, pur non avendo conosciuto Gesù, né fatto parte degli apostoli né dei discepoli, partecipò alle prime comunità cristiane e seguì fedelmente il grande apostolo Paolo in tutta la sua opera. Ma frequentò anche Pietro, Giacomo e molte delle donne che seguivano Gesù. Fu dunque un suo testimone, fin dal principio. Luca, il Signore ti ricompensi per ciò che fai per me. Tra poco verrò arrestato e forse condannato dai tribunali di Roma. Molti, visto il pericolo, mi hanno abbandonato. Solo tu sei rimasto. Nessuno come te racconta la storia di nostro Signore Gesù in maniera così ricca di particolari. Soprattutto sulla nascita e sulla sua infanzia. Le genti dovranno sapere. E io, per grazia del Signore, tua Paolo, sono stato chiamato ad essere testimone. Molti scriveranno di Gesù, ma pochi saranno testimoni veri. Tu, Luca, sei stato scelto tra quei pochi. Paolo subì il martirio a Roma. Luca, invece, continuò ad annunciare la parola di Dio. La sua fu una ricerca minuziosa presso tutti coloro che potevano fornire episodi veri su Gesù. Certamente incontrò Maria e le altre donne. Il suo Vangelo forse fu scritto nel 70 d.C. ed è l'unico a narrare l'Annunciazione, la visita di Maria ed Elisabetta, la nascita del Battista, appunto l'infanzia di Gesù. Ed il suo testo aggiunge diversi fatti che Matteo e Marco non scrissero. Su, Luca, detta a me che tu sei stanco e vecchio. Il Vangelo che ho scritto è stato di molta consolazione per le comunità cristiane sparse ormai in tante città e, credimi, cresceranno ancora. Lo so, e sono a tua disposizione per aiutarti. Sei vecchio ormai. La mia ultima fatica sarà quella di scrivere cosa hanno fatto gli apostoli per diffondere la parola di Gesù, come egli stesso aveva comandato. Così, ricostruendo i fatti, cioè gli atti degli apostoli, tu vuoi far conoscere la vita di noi primi discepoli di Cristo, affinché le generazioni future credano ancora di più. Io scrivo ciò che solo Gesù, il Signore, mi ispira, perché solo Lui voglio seguire ed onorare per sempre. Scrivo
scrivi allora, mio fedele amico. Gesù si mostrò agli apostoli vivo, dopo la sua passione, apparendo a loro e parlando del regno di Dio. Non si sa come Luca morì, certamente insegnando e testimoniando. La tradizione ce lo tramanda anche come grande pittore. Avrebbe lasciato un bellissimo ritratto della Madonna. Di questo se ne fecero tante copie, che vengono dette Madonne di San Luca. Una di esse, trovata a Costantinopoli, fu portata a Bologna, sul Colle della Guardia, a protezione della città. Lo stemma di San Luca è un bue, un toro o un vitello. Questo è l'animale dei sacrifici. E il Vangelo di Luca comincia proprio con il sacrificio di Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista.